Bene, carissimi, leggiamo un messaggio della Regina della Pace, dato a Miriana di Međugorje, ieri 2 luglio 2018. Cari figli, sono madre per tutti voi, e perciò non temete, perché io sento le vostre preghiere. So che mi cercate, e perciò io prego mio figlio per voi. Mio figlio che è unito al Padre Celeste, allo Spirito Consolatore, mio figlio che conduce le anime nel regno da cui è venuto, il regno della pace e della luce. Figli miei, a voi è data la libertà di scegliere. Io però come madre vi prego di scegliere di usare la libertà per il bene. Voi che avete anime pure e semplici, capite e sentite dentro di voi qual è la verità, anche se a volte non capite le parole. Figli miei, non perdete la verità e la vera vita per seguire quella falsa. Con la vera vita il regno dei cieli entrerà nei vostri cuori, ed esso è il regno della pace, dell'amore e dell'armonia. Allora, figli miei, non ci sarà neanche l'egoismo che vi allontana da mio figlio. Ci sarà amore e comprensione per il vostro prossimo. Perché ricordate, ve lo ripeto di nuovo, pregare significa anche amare gli altri, il prossimo, e darsi a loro. Amate e date in mio figlio. Amate e date in mio figlio. Allora egli opererà in voi, per voi. Figli miei, pensate a mio figlio senza sosta. Amatelo immensamente. Ed avrete la vera vita che sarà per l'eternità. Vi ringrazio, apostoli del mio amore. Come detto, ogni messaggio della Regina della Pace, specialmente quelli dati a Miriana, che sono orientati soprattutto a quelli che si sono allontanati dalla fede, che sono nell'incertezza, nel dubbio, o che non credono affatto, e ai quali la Madonna mostra la bellezza e la grandezza della fede. Questo messaggio, cari amici, io ho notato che la Madonna, nei messaggi di questi anni, specialmente alla Vergine Miriana, in positivo focalizza la nostra attenzione su momenti, su situazioni, su realtà che hanno bisogno di luce e che hanno bisogno di essere migliorate. Per esempio, sappiamo come la Madonna per tanti anni, 5-6 anni, fino ad oggi possiamo dire, la Madonna abbia raccomandato di non giudicare i pastori, ma di amarli e pregare per loro. Poi li ha anche esortati, rivolgendosi direttamente a loro, ad essere la luce di suo figlio in mezzo a noi, nella consapevolezza che dalle loro mani benedette arriva la grazia, quella dei sacramenti che salvano. E poi abbiamo visto come la Madonna abbia, per diversi messaggi, ma anche tuttora, focalizzato la nostra attenzione sull'Eucaristia come sacramento centrale, in quanto l'Eucaristia è suo figlio, morto e risorto, la fonte della grazia che viene trasmessa soprattutto attraverso i sacramenti, ma anche attraverso quelle vie che lo Spirito Santo conosce. Però io ho notato, cari amici, che la Madonna da qualche tempo, e anche nel messaggio di questa volta, per esempio, o dell'altra volta, ma tanti messaggi dell'ultimo anno specialmente, la Madonna insiste sulla grande verità di fede che suo figlio è Dio. Pensate, per esempio, anche al messaggio del 2 maggio, cari amici, quando la Madonna dice che io sono qui per incamminarvi sulla via della luce piena, della purezza e dell'amore di mio figlio, uomo e Dio. Pensate quante volte la Madonna ha ripetuto
in questi ultimi anni parlando di suo figlio, sottolineando che lui è uomo e Dio e vero uomo. La Madonna, senza far polemiche con nessuno, ha messo in chiaro, in evidenza questa verità centrale della fede che è la divinità di Gesù Cristo. Non solo, ma con formule anche ardite. La Madonna più di una volta ha messo in evidenza che suo figlio è uno delle tre persone della Santissima Trinità. E cioè che è Dio da Dio, usa proprio queste parole. E come oggi, cari amici, dice mio figlio che è unito al Padre Celeste e allo Spirito Santo. Cioè, la Madonna, come vedete, in questi ultimi anni, possiamo dire in questi ultimi 2 o 3 anni, soprattutto nei messaggi di Viriana, rivolgendosi anche ai non credenti, mette in evidenza le due verità fondamentali della fede cristiana, che è la Santissima Trinità, che è la divinità di Gesù Cristo e poi la sua passione e morte con la quale Cristo ci ha redenti. E poi la Madonna successivamente, nel messaggio, dice che le anime pure semplici, magari a volte non capiscono bene queste parole quando diciamo che appunto Dio è una sola persona e due nature, la persona divina del Verbo, la natura umana presa dalla Vergine Maria e la natura divina, e non ovviamente le verità fondamentali della fede, quelle della Santissima Trinità, tre persone e un unico Dio, la verità centrale della fede cristiana, che è appunto l'incarnazione, la divinità di Gesù Cristo, vero di vero uomo, la Madonna dice, a volte voi, le anime pure semplici, non capiscono bene queste parole, ma dentro sentono e capiscono che queste sono vere. E ci esorta a non perdere queste verità, perché se si perde queste verità, si perde la fonte della vita e si seguono le luci false con le quali ci perdiamo. Qual è veramente straordinaria come la Madonna, senza far polemiche, si rende conto, lei, chi più di lei sa, che la vera crisi che c'è oggi di fede riguarda Dio. Mi basti dire che solo quelli che dicono che il Dio cristiano, il Dio musulmano e il Dio massonico, tutti credono in Dio, abbiamo un unico Dio, scusate, ma cosa vuol dire? C'è un solo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo dici credo, io credo in un solo Dio, poi credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo che è il Signore, eccetera. Cioè noi abbiamo già messo nel dimenticatoio la Santissima Trinità. Esiste un solo Dio che è Santissima Trinità. Non esiste un altro Dio che non sia Santissima Trinità. E così pure la Madonna sa benissimo come in diversi modi viene negata la divinità di Gesù Cristo e quindi la sua redenzione del mondo e quindi quel regno del riscatto dal peccato che è il regno di Dio nel quale lui si inserisce. La Madonna sa bene che è proprio il cuore della fede che viene oggi distrutto, dissolto dal modernismo teologico che afferma che la fede è una proiezione nostra, che non c'è divina rivelazione, che Gesù Cristo non è Dio, che questa è un'invenzione della prima comunità primitiva, che la Chiesa non è di origine divina, insomma, in poche parole, che la Chiesa è una ONG, non una istituzione divina. Quindi in questa luce di riaffermazione della verità centrale della fede vanno letti i messaggi della Madonna, specialmente quelli a Miriana e in modo particolare quello di oggi. Vediamo allora, cari amici, prima di tutto la Madonna inizia mettendo in luce la sua posizione nel mistero della redenzione. Lei è la madre, madre di Cristo, madre della Chiesa, madre nostra di tutti gli uomini, e il suo compito di madre è quello di intercedere e di portarci a Gesù. Ogni messaggio la Madonna mette in chiaro la sua posizione di ancella del Signore e mette in luce l'essenza della sua persona, che è quella di essere madre. E incomincia dicendo:
cari figli, già dicendo cari figli dice tutto. Sono madre per tutti voi e perciò non temete, perché io sento le vostre preghiere, cari amici. Se noi ci rivolgiamo alla Madonna col cuore, lei sente le nostre preghiere. Ci sono molti che mi dicono, padre, dica ai veggenti di dire alla Madonna. Per carità, non è che sia una brutta cosa questa, però anche voi potete rivolgervi direttamente alla Madonna, è vostra madre. Mica siete cugini voi, mica siete figli di secondo letto, mica siete figli, non so come dire, di anagrafi. Siamo tutti figli di Maria, perciò noi, quando ci rivolgiamo a lei, lei sente le preghiere di tutti e sente in modo particolare quelle dei più piccoli e dei più semplici. E perciò lei sa che noi la cerchiamo, sa che la preghiamo e cosa fa? Prega suo figlio per noi, perché le grazie vengono da suo figlio. Come diceva San Giovanni Paolo II, la mediazione di Maria, cioè Maria è mediatrice, la sua mediazione è materna, intercede per noi, ci dona Gesù e ci porta a Gesù. Ecco, cari amici, come subito nel messaggio ci porta a Gesù, io prego mio figlio, e spiega chi è suo figlio. Non è un uomo, un profeta, non è uno delle grandi rappresentazioni, delle grandi figure religiose dell'umanità, capito? Non è un rivoluzionario, come si ama dire oggi, non è eccetera eccetera. Cioè, suo figlio, se dicono, sa Gesù chi è? Un ebreo, un falegname, insomma, beh, un profeta, poveretto, si è illuso, l'ha messo a morte, ha fatto una brutta fine, poveraccio, mi spiace. Cioè, mio figlio, che è unito al Padre Celeste e allo Spirito Santo, cioè, mio figlio è una persona della Santissima Trinità, è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Questa è la professione della fede. Chi non ha questa professione di fede ha perso la fede. Ha perso la fede. Chi non crede che Gesù Cristo è uno della Santissima Trinità, ha perso la fede. Mio figlio, che è unito al Padre Celeste e allo Spirito Santo, mio figlio, e qui adesso, prima mette in evidenza che suo figlio è uno della Santissima Trinità, e poi dice che il suo compito è quello di salvare le anime. Cioè, si è fatto uomo, con la sua passione e la sua morte, ha introdotto, ha liberato le anime dal potere, dall'impero delle tenebre, e l'ha portate nel regno della pace e nella luce mediante la fede e il battesimo. E quindi è Dio da Dio, ma è anche il Signore e il Redentore, colui che porta le anime nel regno della luce e della pace, che è il regno di Dio, che è il regno della Santissima Trinità. Ci introduce come figli adottivi nel cuore della Santissima Trinità. Dunque, guardate, cari amici, qui le verità fondamentali della fede, che oggi sono in disuso, difficilmente trovate in qualche predica qualcuno che li illustri, si dicono nel credo, per fortuna. Speriamo che si dica anche il credo. In molte parti non lo dico neanche più, perché dicono che è superato. Mio figlio, che è unito al Padre Celeste e allo Spirito Consolatore, mio figlio che conduce le anime nel regno da cui è venuto, cioè dalla Santissima, conduce le anime nel regno da cui è venuto, cioè le conduce nel cuore della Santissima Trinità, che è il regno della pace, della luce e dell'amore. E dice, e quindi, cari amici, questo è l'amore che discende, l'amore che viene a noi. Gesù Cristo, figlio di Dio, che scende negli inferi della condizione umana, come amava scrivere Benedetto XVI, e che si arriventi con la sua passione e la sua morte. Mio figlio ci vuole portare nel regno della pace e della luce, però, cari amici, non vi obbliga. Figli miei, a voi è data la libertà di scegliere. Io però, come madre, vi prego di scegliere di usare la libertà per il bene. Cioè, la libertà che Dio ci ha dato di scegliere deve essere la libertà per il bene, la libertà per la via della salvezza, non la libertà per il male, non la libertà sulla via della rovina, perché con quella distruggiamo noi stessi, annientiamo noi stessi, ci trasformiamo da figli in demoni. Figli miei, voi è data la libertà di scegliere. Decidetevi per la conversione, decidetevi per la preghiera, decidetevi per la fede, decidetevi per il paradiso, decidetevi per Dio. Sono tutte espressioni della Madonna.
Io nella mia umiltà mi inginocchio davanti alla vostra libertà e vi supplico, convertitevi. Anche qui dice la medesima cosa. Figli miei, a voi è data la libertà di scegliere, io però come madre vi prego di scegliere di usare la libertà per il bene, facciamolo ogni giorno, scegliamo il bene ogni giorno e quando sbagliamo riprendiamo da capo, emendiamoci. La Madonna adesso dice, queste cose qui magari la gente semplice non le capisce, il mistero della Santissima Trinità, il mistero dell'unità e umanità di Gesù Cristo, il mistero della libertà. Molte volte la gente queste cose qui non capisce bene le parole, ma capisce che sono vere. Voi che avete anime pure e semplici, capite, sentite dentro di voi qual è la verità, perché abbiamo la coscienza, che è la voce di Dio, abbiamo la luce dello Spirito Santo, anche quelli che sono lontani hanno la coscienza, hanno la luce di Dio e sente qual è, quali sono le parole vere. E quindi anche se a volte non le capite, sentite voi, sentite qual è la verità. E difatti la Madonna una volta ha detto alla Madonna, se non avete paura e se avete coraggio nel testimoniare, la verità miracolosamente trionferà. E quindi la Madonna ci esorta in questo tempo in cui molti perdono la fede, molti perdono Gesù Cristo, perdono la verità, perdono la fonte della vita, perdono la salvezza, rientrano alla palude del male che le inghiotte. Allora ci dice, state attenti figli miei, non perdete la verità, cioè Gesù Cristo, non perdete la vera vita, cioè Gesù Cristo che ha detto io sono la via, la verità e la vita, per seguire quella farsa. Qual è quella farsa? Cari amici, quella farsa è la menzogna di Satana che dice che non c'è Dio, che Gesù Cristo non è Dio, che la Chiesa non è di origine divina, che i sacramenti sono tutta una farsa, che la Bibbia è parola umana, eccetera, 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 che voi siete Dio. Non seguite la via della menzogna e della rovina che vi porta laddove nessuno poi, una volta che siete entrati e siete precipitati, vi può tirar fuori. Guardate, accogliamo, siamo attenti. Ragazzi, giovani, state attenti. Prima di perdere la fede, pensateci mille volte, perché diventate schiavi, schiavi del vostro nemico, del nostro nemico, che è il demonio. Figli miei, non perdete la verità e la vera vita per seguire quella farsa. Infatti, se noi accogliamo Gesù, il Signore, il Redentore, il Figlio di Dio, la vita divina, cioè il regno dei cieli, cioè il regno della pace, della luce, dell'amore, entra nei nostri cuori. Non è che dobbiamo aspettare chissà quando per andare in paradiso. Il paradiso prende dimora nei nostri cuori. La Santissima Trinità prende dimora nei nostri cuori. Questo regno di Dio è dentro di noi, come dice, annunciava Gesù. E questo regno, quando prende e mette le radici in noi, mediante la fede, la preghiera e la conversione, è il regno della pace, dell'amore e dell'armonia. E così, cari amici, noi pieni di Dio, diventiamo fratelli degli altri. Diventiamo persone che guardano gli altri con gli occhi di Dio, con lo sguardo della compassione, e prendiamo gusto a fare il bene, prendiamo gusto a rendere felici gli altri, ad aiutare gli altri, a dare la mano agli altri, a renderli contenti. Allora, figli miei, quando il regno di Dio, cioè Gesù, prenderà la dimora dei vostri cuori, donandovi la pace, l'amore, la luce, la forza, la sapienza, la fortezza, allora nei vostri cuori non ci sarà più l'egoismo, siete più chiusi in se stessi perché avete Dio in voi, vi siete aperti a Dio, non siete più rinchiusi nell'oscuro limite della vostra finitezza, nel vostro bozzolo. Avete vinto l'egoismo che vi allontana da mio figlio e così poi vi aprite agli altri che riguardate più come se fossero delle estranee, come se fossero dei fratelli o reali o potenziali, per cui per loro avrete amore e comprensione. Perché ricordate, ve lo ripeto di nuovo, pregare significa amare anche gli altri, il prossimo, e darsi a loro. Cioè la preghiera è già una forma di amore per gli altri,
e si porta a vivere condividendo la vita con gli altri, guardandoli con lo sguardo con cui un fratello guarda al fratello. Attenzione, cari amici, che la precisazione che la Madonna ha ritenuto di fare la volta scorsa, perché siamo un po' sviati da questo punto di vista, quando la Madonna la volta scorsa ci ha detto che, figli miei, il messaggio del 2 giugno, ricordate che amare vuol dire sia voler bene al prossimo che desiderare la conversione della sua anima. Cari amici, voler bene vuol dire soprattutto questo: desiderare e operare e pregare e trascinare col buon esempio verso la conversione il nostro prossimo, che molte volte sono proprio i nostri cari, i nostri familiari. E quindi, cari amici, una volta che avete Gesù nel vostro cuore, voi supererete l'egoismo. Amerete gli altri, pregherete per gli altri, vi donerete agli altri. Perciò, ecco qui, la differenza fra l'amore del prossimo cristiano e l'umanitarismo. Voi, quando amate il prossimo, date al prossimo l'amore che mio figlio vi dà. Amate e date in mio figlio. Cioè, noi diamo agli altri l'amore che Dio dà a noi. E nella misura in cui noi agli altri, Gesù opera in noi. E perciò, conclusione definitiva, figli miei, pensate a mio figlio senza sosta, amatelo immensamente, vorrei dire, leggete la sua parola, ricevetelo nell'Eucaristia, siate uniti a lui in tutti i modi, come il tralcio alla vite, e così avrete la vita dentro di voi, che sarà per l'eternità. Cioè, uniti a mio figlio ora, attraverso mio figlio, voi potete aiutare gli altri a incamminarsi sulla via della salvezza e così sarete con mio figlio per tutta l'eternità. Cioè, c'è tutto il cristianesimo in questo messaggio. È una cosa incredibile come sia possibile, con queste parole materne che soltanto una madre può dire, con questa sapienza, con questa luce, con questo amore. In ogni volta che dai il messaggio è sintetizzata tutta la vita cristiana e tutta la fede. Ripetiamolo, cari amici. Cari figli, sono madre per tutti voi e perciò non temete, perché io sento le vostre preghiere. So che mi cercate. Mio figlio che è unito al Padre Celeste è lo Spirito Consolatore. Mio figlio che conduce le anime nel regno da cui è venuto. Il regno della pace e della luce. Figli miei, a voi è data la libertà di scegliere. Io però, come madre, vi prego di scegliere di usare la libertà per il bene. Voi che avete anime pure semplici, capite e sentite dentro di voi qual è la verità, anche se a volte non capite le parole. Figli miei, non perdete la verità e la vera vita per seguire quella falsa. Con la vera vita il regno dei cieli entrerà nei vostri cuori. Ed esso è il regno della pace, dell'amore e dell'armonia. Allora, figli miei, non ci sarà neanche l'egoismo che vi allontana da mio figlio. Ci sarà amore e comprensione per il vostro prossimo, perché ricordate, ve lo ripeto di nuovo, pregare significa anche amare gli altri, il prossimo, e darsi a loro. Amate e date in mio figlio. Allora egli opererà in voi per voi. Figli miei, pensate a mio figlio senza sosta. Amatelo immensamente e avrete la vera vita che sarà per l'eternità. Vi ringrazio a posto del mio amore, insomma, cari amici. Gesù è vivo in noi. Gesù, amiamolo, corrispondiamo al suo amore, abbracciamolo, seguiamolo, testimoniamolo. Viviamo 24 ore al giorno con lui. Chiediamo a Maria gli occhi, i suoi occhi per contemplarlo. Le sue parole per lodarlo, il suo cuore per amarlo, la sua umiltà di angelo del Signore per servirlo. Bene, carissimi, abbiamo terminato. Grazie alla Madonna, siamo molto grati alla Madonna che ci evangelizza in questo tempo di oscuramento della fede, in cui tanti vacillano, tanti si perdono, che noi tutti possiamo essere come lei ci ha chiamati, a posto del suo amore. Luci che illuminano, che impediscono al mondo
che impedisco al demonio di trasformare il mondo in una tenebra assoluta. Cari amici, domani, mercoledì 4 luglio, faremo la giornata di sensibilizzazione, perché abbiamo bisogno di il vostro sostegno, e quindi bisogna, proprio come fa la Madonna che ci richiama continuamente, anch'io su un altro piano vi richiamo continuamente a essere generosi nel sostenere il suo progetto, grazie al quale la Madonna, come vedete, sta realizzando i suoi piani di misericordia sul mondo intero, anche attraverso Radio Maria. Restate, cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.